Allora, oggi voglio parlare di un altro prodotto, di Foodspring. Io adoro Foodspring perché sono alla ricerca sempre dei prodotti naturali, super nutritivi, ok? Dal mondo organico, dal mondo biologico, dal mondo vegano, per aiutarci a stare in forma. E oggi volevo provare per voi Protein Brownie, ok? Proprio un brownie gustoso, dolce, al cioccolato, ok? Ma con un'alta fonte proteico. Allora ragazzi, ve l'ho fatto per voi i brownie, ok, protein brownie, pieno di cioccolato che è eccellente per lo triptofano, che ci aiuta a proprio dare una sensazione di sazietà, perché il triptofano stimola la produzione della serotonina. La serotonina è quello che nel cervello è responsabile per il senso di sazietà, così il triptofano ci aiuta non soltanto il senso di benessere, perché quando siamo sazi siamo appagati, siamo contenti, ci siamo felici e di conseguenza mangeremo di meno, siamo anche più proattivi, perché quando siamo ottimisti ci abbiamo più voglia di allenare, più voglia di mangiare bene e più voglia di diciamo di essere proiettivi nella nostra salute e benessere. Ma torniamo a Protein Brownie, perché mi piace. Innanzitutto l'ho fatto per voi, così l'abbiamo fatto insieme. Prima volta che apro la confezione, prima volta che l'ho fatto. Devo dire che sono venuti belli, io sono americana, di brownie me ne intendo, ok? Ma la cosa più buona di questi brownie, io non voglio rovinare questo che è troppo bello, è la consistenza. La consistenza è bello farinoso al punto giusto, dolce al punto giusto, cioccolatoso al punto giusto e pieno di proteine. Allora, le proteine servono per proteggere la massa magra dai nostri muscoli, che è importante per evitare i problemi di degenerazione muscolare man mano che andiamo avanti con gli anni, che si chiama sarcopenia. Sono fissata con la sarcopenia perché sono sulla soglia di 50 anni e voglio avere tanta attività muscolare, tanta forza muscolare fino a 120 anni, ho deciso questo. L'altra cosa che è importante è proteggere i muscoli da veramente da 60 anni e più poi, però già che se cominciamo a proteggere la muscolatura da 45-40 anni in poi, arriviamo in tarda età preparati, ok? La sarcopenia attacca tutti, sportivi e non sportivi. La proteina, specialmente l'apporto proteico, deve andare in crescita man mano che noi invecchiamo. Non so se sapevate questo, ma da 60 anni l'apporto proteico deve essere maggiore dei tuoi 30 anni. Ma in tutto questo, l'altra cosa delle proteine è bello per chi amano fitness, chi ama bodybuilder, per chi è, diciamo, in terza età che si vuole proteggere la massa magra, perché nei nostri muscoli risiede non solo il metabolismo, che ci permette di mangiare di più, ma risiede nella nostra attività, ci permette di muovere di più, di godere più la vita, di ballare di più, di correre di più, di giocare con i nostri nipoti di più, di fare anche l'amore di più, volendo, ok? Però ritorniamo su Protein Brownie. Perché mi piace questo Protein Brownie? Perché vogliamo parlare dell'effetto psicologico del cibo, no? Il cibo consolatore, il cibo, quel cibo quando veramente ci viene a tutti quanti e la voglia di mangiare qualche cosa, magari alla fine della serata, prima di andare a letto, dopo cena. Quando siamo nel nostro intimo, noi con noi stessi, vogliamo avere quel cibo che ci soddisfa qualcosa. Io sono convinta, questa è la mia idea, non è scientificamente provato, ma io penso che è come la suzione al seno materno, quello fatto di ciucciare, no? Di avere qualche cosa consolatorio nella bocca è una cosa atavico, fa parte dell'essere umano. Allora, avere una cosa come il protein brownie al momento giusto, perché la cosa bella del protein brownie ha 228 calorie per 100 grammi di brownie, è pochissimo ragazzi, è un pezzo di pane, ha almeno 360 calorie per 100 grammi, il riso ha 360 calorie per 100 grammi, non parliamo della focaccia perché pieno di olio avrà 400 passa calorie più per 100 grammi, qui abbiamo un dolce proteico, ok, che ci permette comunque di avere una sazietà per più tempo, non solo perché la proteina è più difficile da digerire, ma perché abbiamo il cioccolato che stimola il triptofano è un precursore della serotonina, abbiamo 228 calorie
per un brownie gustoso che ci appaga mentalmente. Ok, un cibo consolatore intelligente. La possiamo prendere a prima colazione a posto della fette bruscottata. La possiamo portare con noi per la, diciamo, quel snack mezzo pomeridiano quando noi vogliamo qualche cosa di dolce, ma non troppo, qualcosa di dolce intelligente che non è troppo peccatore o diciamo proibito. O dopo cena, il famoso dopo cena, quando stai là ti manca qualcosa, no? Ti giri, che cosa mi mangio? Mi mangio, non so, i biscotti o mi mangio il gelato? No, adesso ci avete il vostro protein brownie. Provate per voi, testato da Jill Cooper e altamente approvato.